Sì, sì, anch'io. Anch'io sono tanto contento di trovarmi in mezzo a queste belle bagnarole. Don Felice, parlateci dell'Oriente. L'Oriente, no. L'Oriente. Allah, Allah, no, Maometto. Don Felice, se siete stato là avrete conosciuto gli ottomani. Ma certo, ho conosciuto gli ottomani, mille piedi, i bagarozzi. Ho conosciuto una settimana. Vorrete dire un ottomano, Don Felice? Beh sì, poveretta, era un ottomano, ma poi in mezzo alla confusione, se perdete una mano diventa una settimana. Settimana che aveva due lunedì e un sabato che era tutti i giorni domenica. In Oriente le donne sono tutte molto calde. Beh, non esageriamo. Calde, calde, no. No? Oddio, nemmeno fredde, fredde. E come sono allora? Sono a bagnomaria. Don Felice, è vero che hanno un fascino straordinario? Sì, sì, quello sì. Io ho conosciuto una donna che appena guardava un uomo, quest'uomo cascava lungo a terra stecchito. Era tanto bella? No, portava iella. Portava iella. Don Felice, ma veramente ci sono degli uomini che hanno 50 mogli? Altro che? E quello che è peggio, che hanno 49 suocere. E perché 49? Beh, fra 50 mogli, un'orfana si trova sempre, no? Elisetta dov'è? Elisetta, vieni subito, vada fuori. Meglio, così siamo fra signore, quella signorina. È vero che domani sera fate il fidanzamento? Sì, ma non ci voglio andare e ti giuro che non lo sposerò mai. Grazie, tieni. Questa lirica per te. Grazie. Ciao. Andiamo su. Raccontateci ancora. Ma è negli harem si divertono, cantano, ballano. Ma certo, si divertono, cantano, ballano e affini. E che danze ballano? Beh, in Oriente danzano le danze orientali. E voi le conoscete? Perbacco. Modestamente non faccio per mandarmi. Si può dire che è l'inventore della famosissima danza del ventre. Sono stato io! E come sta? Come state? È stata una sera per combinazione. Stavo nell'harem, mi sono fatto un'insalatina di peperoncini turchi, con dei finocchi olandesi. Si vede che a me il finocchio olandese mi rimane sullo stomaco, mi sono preso dei dolori. Doglie, là. Allora mi sono cominciato a lamentare. Mi lamentavo e contorcevo e faceva. Vi piacciono i nostri costumi da bagno? Ma perché questo è un costume da bagno? Questo è uno scafandro da palombaro. Oh, ma che dite? È un modello di Parigi. Ma che Parigi, figliola mia, ci vuol ben altro. Lasciatevi servire da me che modestamente ne capisco. Io sono un turco quasi parigino. Per fare un modello di Parigi bisognerebbe fare così. Cominciamo a strappare queste maniche. Ma aria, sta pezza qui. E questi pantaloni, cosa fai? Su, su Felice, i pantaloni. No. Fate pigliare aria all'epidermide. Strappa sta roba, leva di sta gonna. Le calze. Ma cosa, sei sempre una zebra di traverso. Via quelle calze, via le scarpe, via questi stracci. Lisetta, vieni qua, leva queste maniche. Ma cos'hai? Un biglietto. Permetti? Lisa Lisetta, quando ti vedo la mia fronte scotta e sento il cuore battere in fretta in fretta. Ah, bei versi, magnifici. E tu gli vuoi molto bene? Sì, ho perso la testa. Ah, sì? Hai perduto la testa per uno che scrive questi versi. E se tu avessi conosciuto Leopardi, che cosa ti saresti perso, eh? Via, via, andiamo. Andiamo, levatevi sta roba, questi stracci. Aria, aria all'epidermide, ai mari, ai tuffi, alle onde.
Beh, ragazze, andiamo a fare questo semicubo? Gite estira. Che? No, no. Colpo d'aria al braccio sinistro mi ha impedito il destro. Dunque sono 1000. Allora 500 lire per uno. Siamo soci, ricordati che siamo soci felici. Ma quale 1000 lire? Quale 1000 lire? Cosa hai capito? Io dicevo 1000 preoccupazioni al mese, 1000 lavori, 1000 fatiche. Vabbè, ma lo stipendio quant'è? Ma quale stipendio? Quale mie? Niente stipendio. Nessun stipendio. E tu non reclami? E se reclama me lo diminuiscono. Allora ti trovi bene? Malissimo, malissimo. Mi fanno lavorare come un turco. Non ne posso più. Ma che fai? Si può sapere? Cosa faccio? Cosa faccio? Se andiamo avanti di questo passo, mi tocca fare i lavori di 3 uomini, capisci? 3 uomini! Vabbè, ma dove lavori? C'hai un ufficio? C'hai qualche... Ma che ufficio? Che ufficio? Lavoro così dove mi trovo. Ma le volte mi fanno lavorare in cucina. Gesù, Gesù. Ma allora, Feli, vieni via. Cerchiamo un'altra occupazione. Me ne incarico io. Non posso. Come non? Non posso. Il lavoro è pesante. Ci rimetto. Ma resta. Ma no, se non ti conviene... Resta, è questione di principio. Felice! Eccomi! Felice, dove sei? Padrone, Don Pasquale. Sono qua, Don Pasquale, vengo subito. Vieni, ti aspettiamo. Sì, vengo subito. Hai capito? Hai sentito? Mi chiama a lavorare. Per lavorare. Anche a quest'ora. Anche a quest'ora. Oddio, per il lavoro che faccio io, questa l'ora è propizia. E ti dirò la verità, a me questo è un lavoro che mi piace. Ti piace? Sì. E scommette che piacerebbe anche a te. No, 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 no. No. E sette stanze. No, tu lo sai che il lavoro mio è di tutto un altro genere. E lo sai. Dici onesto, qui non c'è lavoro per te. Vattene a Napoli, vai, vai. No, no, Feli, io resto. Non io resto, sì, voglio vigilare, tu mi preoccupi, tanto lavoro, tanto... Voglio restare perché voglio vigilare su di te. Ma non devi... Appena hai bisogno di me, ricordati... È un incrocio. Il padre era un bassotto. Arrivederla, Felice! Ecco, vieni! Vengo subito! Io me ne vado, ciao! Permesso? Chi è? Sono Concettella. Ah, Concettella, vieni a proposito. Entra, entra, avanti. Avanti, avanti. Allora in posto, fate un po' di luce. Ah, dove sei? Ah. Buongiorno. Buongiorno. Vi ho portato la colazione. Brava. Avete dormito bene, Don Felice? Benissimo. Ho dormito magnificamente bene. Ho fatto certi sogni. Ah, che avete sognato? Ho sognato che ogni tanto entrava nella stanza una bella signora e mi carassava la fronte. Ma quello non era un sogno. No. No, sarà stata la signora, ogni tanto veniva a vedere come dormivate. Sì, brava. E tu però non ci sei mai venuta, tu? E che ci veniva a fare? Come che ci veniva a fare? Me lo dici proprio tu che sei una tuttofare.
Concettina. Ma di notte? E di notte? Che mi poteva servire? Ma un uomo solo può avere sempre bisogno di qualche cosa. Si può sentire male, una borsa da pagare. Permesso, Don Felice. Donna Giulietta, buongiorno. Buongiorno. Vi ho preparato dei tarallucci. Li ho fatti con le mie mani. Che cara la signora, che cara. E permesso, Don Felice. Vieni, vieni, Lisetta. Io ho portato dei babà, ho pensato che vi sarebbero piaciuti. Che figlia. Dalle madre, dalle figlie, cioè dalle madrigna, dalle figligna. Io vi do un tarallucci, un babà. E tu che mi dai? Di zucchero e latte. Che care. Un sorcino, un morsino e il taralluccio. Ma non ci capisco proprio niente. Se ne stava tutto il giorno con noi.